Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBucks e bentornati sul mio secondo canale, benvenuti in questa nuova puntata su Dark Souls. In questa puntata andremo a prendere un oggetto che sarà parte del nostro set definitivo per Vita o Vastora. Stiamo incontrando diversi personaggi della nostra terra, alcuni Dita se li ricordava, altri proprio in virtù del fatto che se li ricorda non vuole averci niente a che fare, come Soler, ad esempio. Si sapeva da stora, o meglio, c'erano delle voci, la sua famiglia più o meno sapeva che era un cialtrone, un mitomane. Ok. Teoricamente qui dovremmo aver livellato l'arma, diciamo, migliorato l'arma, però cosa che non stiamo facendo perché in realtà non ci interessa. Non ci interessa per una motivazione molto semplice. Nel frattempo stiamo anche farmando dei muschi, che invece i muschi ci interessano e come. E vi spiegherò poi il perché. Lì sopra c'è l'anello del lupo che però non prenderemo. Attenzione alle prese fatali di questi alberelli. Benissimo. Le prese di questi alberelli sono davvero fatali. Cioè, ti prendono, ti succhiano l'anima. Ok, muschio rosso fiorito, benissimo. Questo qua è utilissimo. Io spero onestamente di trovarne due, perché uno ci servirà poi nella città infame, un altro invece vi farò vedere che uso ne faremo. Una porta si staglia davanti a noi, chiusa da qualche marchingegno. Ed è interessante vedere come qui c'è la luna, di lì è giorno, qui è buio e notte. Ma ho sempre apprezzato questa caratteristica di Dark Souls. Il fatto che ogni area è come se avesse un suo tempo. Ha un suo perché. Ha un suo perché. Allora. Benissimo. Signori, qua. Con molta calma, molta calma. Andiamo a prenderci innanzitutto dietro questo. Questo figuro, questo albero semovente che può essere ucciso, cosa molto curiosa. Di qui potremmo raggiungere la location dell'anello del lupo, però non è l'anello del lupo che ci interessa. Io proprio per principio non voglio proprio prenderlo, vi dico la verità, innanzitutto perché è forte, aumenta di 40 l'equilibrio. È forte, dai, giochiamo senza gli anelli del cavaliere, dei cavalieri di Wind, perché sennò davvero diventano troppo forti. E soprattutto giochiamo senza lo scudo cimiero ondulato che anche quello è davvero fortissimo. E vedremo poi man mano cosa bannare. Io nelle partite ultimamente li sto bannando diversa roba per renderci la vita un po' più difficile, perché sennò altrimenti il videogioco già lo conosco a menadito, poi. Allora, andando di qua troviamo l'anello del lupo che, ripeto, per principio non voglio prendere. Torniamo sui nostri passi. Permesso. Allora, ragazzi, ora con molta attenzione. Molta attenzione. Siamo con un'arma che non è la fine del mondo, anzi. Quindi dobbiamo fare veramente attenzione. Allora, andremo a costeggiare qui.
andremo a prendere qui un drop. Attenzione a questi amici. Ci prendiamo la Partisan. Vedete, aveva iniziato a fare la presa. Andiamola alla Partisan. Sapete che non l'ho mai utilizzata la Partisan. Forse la Partisan scala meglio, non lo so, non mi interessa comunque perché queste sono armi provvisorie. Allora, calma. Non l'abbiamo preso. Ora sì. Questi mostriciattoli è facile confonderli con i rami e sono davvero ostici. Poi una volta ci staggerano se non abbiamo l'equilibrio. Attenzione! Ci andiamo ad evocare la strega Beatrice. Vabbè, ci ha preso. Forza strega! Forza strega! Ok. Strega Beatrice è veramente fortissima. Ed è lei che ci serve per prendere qui l'armatura. Penso che dalla scorsa puntata, insomma, i più abbiano capito che cosa volevo prendere. Attenzione qui, strega Beatrice, ci sei. Proprio attraverso la parete. Forza strega! Forza strega! Benissimo. Ne manca uno. Eccolo. Forse è meglio uccidere questo prima. Allora, forza, strega. Dove si è? Ho preso la strega. No, dov'è che diavolo si è messa la strega? Benissimo. Stiamo facendo questa tiritera perché siamo di livello più basso rispetto a quanto dovremmo. Eccolo qui, l'armatura, il nostro set. Seguiteci! Tra l'altro non ho neanche migliorato l'arma, quindi giustamente siamo. Direi che siamo a posto. Forza strega, andiamo a prenderci la farfalla della luna, ma non prima di averci assicurato. Eccoci qua. Comincia ad avere una sua parvenza. Ok, il fast troll c'è. Benissimo. Per curiosità, come siamo messi? Siamoci vestiti allora, benissimo. Lì sopra, la farfalla della luna.
Vedi? E così la farfalla della luna ci saluta. E così anche la strega Beatrice. Benissimo. E non ha fatto l'emote? Vabbè, poco male. Allora. Ok, nelle fasi di esplorazione andremo mid-roll, però. Per semplificare un po' la gestione del tutto, perché sennò a camminare in fat roll davvero no. Allora, su questa torre altissima troviamo un fabbro pietrificato. In cui si trova chiave sotterranea della torre, un tizzone divino, l'osso del ritorno, con il quale possiamo tornare indietro. E siamo arrivati qui, andando di qui torniamo chiaramente dal fabbro, ma per ora non torneremo dal fabbro, piuttosto andremo a scendere di qui. Innanzitutto ci prendiamo la mazza. Okay. La mazza ci serve per prendere questa lucertolina. Bacino alla radice oscura. Eccola la lucertola. Bam! Bam! Titanite scintillante. Perfetto. Perfetto. L'arco lungo che ha 14 destrezza. Ma sapete che però l'arco lungo mi piacerebbe prenderlo, però, eh? Forse 14 a destrezza ci arriviamo. Però sti punti in destrezza, magari ci andiamo a prendere proprio l'arco composito, sapete? E dove stiamo andando? Allora. Ah, mi sono perso. Un attimo, mi sono perso. Allora, di qui. Backstab. Vediamo se riusciamo a buttarlo di sotto. Bene. Non è niente. Ci ha preso. Maledetto. Poi in realtà lui non ci interessa, però è proprio un fatto di onore, di principio. Gli facciamo un danno misero, ma in realtà io lo vorrei. Bene, buttare di sotto, vai, vai, vai. Ah, benissimo. Questo di dinamite blu. Questo è uno scudo cimino ondulato che ha un regen pazzesco di stamina, quindi non lo voglio, però lo voglio vedere. Bellissimo, mamma mia, se è bello, bellissimo.
Proseguiamo anche e soprattutto perché poi nel nostro set non è previsto lo scudo cimera, quindi tanto vale. Allora, vogliamo prenderci sti due punti destrezza per utilizzare l'arco? Ci facciamo fede. Noi dobbiamo arrivare a 25 fede per prenderci. Cioè, è chiaro, no? Chi ha giocato a Dark Souls sa perché devo arrivare a 25 fede. Tutti gli altri lo vedrete tra un attimo, a tempo debito. Allora, apriamo questo shortcut che ci porterà direttamente nella Valle dei Dragoni. Bene. Vorrei osservare, ma questo drago non mi permette di farlo, quindi ok, corriamo. Comunque, andando da quella parte, dall'altra parte, potremmo prendere un anello molto forte. Non ci interessa. Noi proseguiremo di qui, bypasseremo questi dragoni alla grande. Piuttosto ci interessano degli oggettini che ha, che custodisce questo drago. Questo drago al quale manca la parte di sotto, se notate. Con molta attenzione ci andiamo a prendere questo oggetto. Questo oggetto ci mettiamo l'anello del sacrificio, ma poi non sono così tante anime, quindi va bene così. Allora spogliamoci perché dobbiamo correre. E questo oggetto, caspita, caspita, ci ha one shottato. Va bene, va bene, va bene, dai, prima morte, prima morte. Caspita, ci ha shottato. Ok, va bene così. Ok, rieccoci qui. Vediamo se riusciamo a prenderci le anime. Mannaggia la miseria. Sono stato un po' troppo sfrontato, dai, lo ammetto. Ok. Allora, ci andiamo a prendere la spada leggera di Astora. E a questo punto ci manca. Ta-da! Ci manca solamente lo scudo. Bene, che andremo a prendere tra non molto. Allora, ritorniamo in Midroll. Quanto siamo di peso, perché caspita. Ok, allora ragazzi, siamo arrivati qui.
è un posto molto interessante perché andando da quella parte si arriva alla città infame. Proprio come diceva il Crestfallen Warrior, giù in Blighttown. L'altra campana. Noi però in effetti non ne abbiamo suonato neanche una, quindi con la chiave universale ci andiamo ad aprire questo shortcut e ritorniamo a Petit Londres. This is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escaping. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Perfetto. Potremmo comprare anche il catalizzatore da stregone. Però non ci interessa, ci interessa invece migliorare la spada leggera di Astora. Allora, fatemi vedere un attimo. Se non erro, l'anima della farfalla, se noi la vendiamo. Sì, infatti, se la vendiamo a Frampt poi ci dà molto di più. Quindi non la utilizzeremo, utilizzeremo invece queste anime qui. Ok, allora, potenziarlo. Spada leggera di Astora più 3, non è davvero niente male questa spada leggera. Più 3, quindi siamo già ad un buon punto come upgrade della nostra arma. Niente male, niente male. Allora, sicuramente andiamo a salire di qui e ritorniamo al Santuario del Legame del Fuoco. Poi nella prossima puntata forse esploreremo anche un po' Petite Londo, tenendo conto che ancora queste campane non le abbiamo suonate, ma non abbiamo davvero, ops, caduti, davvero nessuna fretta. Esploreremo tutto quello che Vita o Pastora vuole esplorare, con un po', insomma, di sesto senso che le deriva chiaramente dall'essere guidata da un giocatore consapevole che ha già finito Dark Souls. Ma dai, ci sta una licenza che possiamo sopportare. Quello che invece lei non sopporta è di essere un essere vuoto. Hollow. E praticamente andremo subito con una di queste due umanità che abbiamo in corpo a ritornare umani. Eccoci, al Santuario del Legame del Fuoco, Firelink Shrine. L'altare del vincolo. Prima cosa, una guardiana del fuoco. Estus potenziata, benissimo. Seconda cosa, andiamo a rifornirci di fiaschette Estus. Terza cosa, torniamo umani. Quarta cosa, parliamo col Crestfallen Warrior. Don't you ever think to forge your weapons?
You'd better find a Smith box soon, unless you enjoy swinging about with blunt instruments. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. E questo figuro lo troveremo in effetti, lo salveremo Bloody noi. Hell, what is it now? You ask too many questions. What? I'm not up for chatting. Leave me alone. Okay. Lo uccideremo Chris Fallen Warrior, questo è abbastanza chiaro. Allora, signori, qui si conclude questa puntata del nostro viaggio su Dark Souls, nelle terre di Lordran. La prossima puntata ci sarà ancora da divertirci. E siamo solamente all'inizio. Però, signori, guardate quanto è bello il nostro personaggio che, scudo a parte, comincia a prendere le sembianze. Alla prossima.